Buongiorno e benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti vi ringrazio immensamente. Ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Oggi parliamo di una cosa che mi ha fatto veramente piegare dal ridere. In realtà non oggi perché l'articolo è uscito il 6 di aprile, ma oggi esce il video e quindi niente, mi sono impappinato, totalmente impappinato. Andiamo con l'intro. Eccomi fuori dall'impappinamento, ma dentro la notizia che i signori della Crytek hanno tirato fuori così, lanciandoci in faccia che no, loro non hanno un anticipativo nel gioco. Ebbene sì, il discorso torna preponderante, in realtà lo riapro io, sui cheat all'interno del gioco, e finalmente si capisce il perché ci sono dati che definiscono circa il 30% dei giocatori come cheater. Ma veniamo a noi e discutiamone un attimo, dopo la meravigliosa patch 1.3, la Crytek si svela, ci svela come fanno a scoprire i giocatori che usano cheat. Lo volete sapere? Ebbene, non lo hanno. Ma come funziona questa cosa? E perché si vantano di aver bannato 1500 persone negli ultimi 3 mesi? Ebbene, scopriamolo assieme. In gioco, qualsiasi giocatore alla sua morte può segnalare un altro player. Questa segnalazione con i dati annessi vengono mandati a chi di competenza la Crytek. Stessa cosa potete farla tutti tramite il sito internet, dove gli stessi dati vengono mandati a chi di competenza alla Crytek. Una volta fatto ciò, qualcuno alla Crytek, quando ha abbastanza segnalazioni, prende il tutto e lo passa ad una terza persona, di competenza di Easy Anti-Cheat, che provvederà a fare i dovuti controlli sul giocatore segnalato. Ma in che modo Easy Anti-Cheat indaga sui truffatori? Innanzitutto, Easy Anti-Cheat assegna un analista al caso per rivedere i dati disponibili. I dettagli di queste indagini non sono pubblicamente disponibili per vari motivi, tra cui la privacy, e soprattutto per garantire che gli sviluppatori di cheat non ottengano dettagli sul processo che potrebbero aiutarli a scrivere cheat più avanzati. Se Easy Anti-Cheat è in grado di verificare, attenzione, è in grado di verificare l'uso di un'applicazione di terze parti che potrebbe fornire un vantaggio sleale rispetto agli altri cacciatori, questo account viene segnalato per frode e chiuso definitivamente. Tolleranza zero, dicono loro, per gli imbroglioni. Ora, in pratica, voi segnalate una persona. Se questa persona viene segnalata da altri, ci sarà un'indagine, e se questa indagine andrà a buon fine, verrà bannato. Cioè, detto tra noi, io che gioco molto raramente, posso tranquillamente usare un cheat qualsiasi, perché tanto chi cazzo mai mi segnalerà? Nessuno, visto che non sono un hardcore player e se uso i cheat non sono così stupido da tenerli attivi costantemente. Ora, tiriamo una conclusione. Crytek non paga Easy Anti-Cheat per avere una protezione attiva e istantanea sull'utilizzo dei cheat. Una cosa gravissima considerando che è un gioco ipercompetitivo. Ma allora perché noi abbiamo pagato il gioco se non ho nemmeno un minimo di protezione su chi imbroglia all'interno del game? E questa è la domanda che mi pongo. È una domanda che mi pongo e che vorrei sapere qual è la vostra opinione in merito a questa rivelazione. Sul serio, ditemi qual è. Continuate così, Crytek, state facendo un ottimo lavoro, sto facendo il pollice in su, sappiatelo. Per quanto riguarda voi, invece, ci vediamo al prossimo video e buona caccia a tutti quanti.